Dottor Corrivetti, questa sera conferenza stampa con genitori di bambini autistici. Sono state presentate varie istanze, i problemi. Cosa farà l'ASL dopo aver ascoltato? Ma cosa sta facendo? Perché il problema esiste da tempo in termini di organizzazione e la sollecitazione è forte un po' in tutta Italia, sicuramente altrettanto forte nella regione Campania e significativamente, come stasera tutti i genitori che sono venuti hanno rappresentato, molto forte nel territorio della nostra azienda sanitaria locale. In assenza di un modello organizzativo chiaro si ci inventa alle volte delle formule. È chiaro che noi non possiamo rispondere ai casi singoli, ma dobbiamo trovare un metasistema organizzativo che permetta equamente la possibilità di accedere a dei percorsi di cura sani, legati alle evidenze scientifiche, ma che accompagnino le persone che hanno bisogno, soprattutto affrontino il carico familiare e condividano un progetto. Allora l'ASL Salerno, al di là di tante stimolazioni che provengono da diverse proposte, tutte quasi lontane l'una dall'altra, sta inventando un suo modello. Sono testimone del grosso sforzo che si sta facendo per capire come poter garantire le migliori cure nel caso dell'autismo. Sappiamo anche, come ha detto il preside prima, che è un problema che sta diventando veramente un'epidemia, sta diventando una cosa, appunto, prima ne vedevo uno ogni tanto, diceva lui, ora in una classe ne ho 10, in qualche modo bisogna interrogarsi scientificamente e fare in modo da poter rispondere adeguatamente a tutti quanti. Per questo anche un modello finanziario. Com'è possibile creare un sistema virtuoso che permetta al bambino di vivere tutto il suo tempo in un contesto di cura? Per fare questo c'è un grosso impegno e crediamo proprio a breve di poter dare delle risposte alle tante domande che sono state presentate qui stasera. Ma il metodo ABBA finalmente sarà approvato dall'ASL? Ma il metodo ABBA deve essere inizialmente realmente approvato. Il metodo ABBA è riconosciuto e in qualche modo indicato nelle linee guida tra altri metodi. Abbiamo una comunità scientifica forte che ci dice è un metodo che ha evidenze ma non è il metodo, e in un certo senso per la uomo di scienza che mi ritengo, guai a dire il. Nella nostra realtà gli esseri umani sono ognuno diverso dall'altro e noi dobbiamo fare in modo che il metodo ABBA abbia la sua reale il suo reale inserimento, il suo reale riconoscimento, quindi sia somministrabile, però che non diventi come un mito, una chiesa, il metodo per l'autismo. L'autismo ha ancora bisogno di tanti elementi conoscitivi sul piano proprio dei progressi scientifici. Il metodo ABA ha bisogno della giusta collocazione nel sistema di cura e dell'adeguato finanziamento, poiché deve sviluppare un ambiente terapeutico, ci vuole una cogestione. Le scuole stanno facendo la loro parte e stasera ce lo hanno raccontato. Negli Stati Uniti, dove si è molto diffuso il metodo ABA, però per esempio implica una compartecipazione alla spesa dei familiari, dei altri sistemi assicurativi. Noi, nella pretesa di erogare a tutti totalmente, non potremmo garantire l'equità. Per cui stiamo cercando di creare una metodologia di finanziamento e di management che permette di darlo questo ambiente di cura virtuoso con una cogestione anche finanziaria.